Per la vela latina, il 2023 appena iniziato non sarà un anno qualsiasi, bensì il 40° dell'era che ha contraddistinto la salvezza e il riarmo di questo antichissimo armamento di origini greco-romane. Era il 1983, quando ancora sopravviveva nel borgo marinaro di Stintino l'ultima sparuta flotta di gozzi artigianali, dotata delle tipiche vele triangolari ormai estinte in tutte le altre coste del bel paese. Fu proprio per salvare quel tesoro archeologico navigante e il patrimonio immateriale di conoscenze adesso legato che alcuni giovani appassionati misero in piedi in soli 10 giorni la prima edizione di un evento destinato a riscuotere un grande successo internazionale di partecipazione e di immagine, la Regata della Vela Latina. Da allora, ogni anno e per quasi 40 volte, con l'unica eccezione degli anni della pandemia, le lunghe antenne oblique, ormai diventate uno dei simboli del paese, hanno spiegato le loro vele dal profilo orientale per celebrare con l'evento un vero e proprio rito, la cui storia sarà ripercorsa nella celebrazione del quarantennale dal 28 aprile al 1° maggio prossimi. Il ricco programma delle iniziative, cui ha già dato la propria adesione, tra le altre, la marineria di Porto Torres, che partecipò a quella prima storica edizione, è stato messo a punto in questi giorni. Motore dell'iniziativa, l'associazione Vela Latina Tradizionale Ecomuseo EMA, da sempre organizzatrice con il fondatore e presidente Piero Aiello, di concerto con la giunta comunale di Stintino, con a capo il sindaco Rita Vallebella, che patrocina l'appuntamento per rilanciare al contempo la Vela Latina e la primavera turistica e culturale di Stintino. Accanto alle imbarcazioni tradizionali e ai loro equipaggi, infatti, la manifestazione sarà rivolta quest'anno anche al pubblico dei profani che potranno avvicinarsi al mondo delle più antiche tradizioni nautiche grazie alle uscite in mare e a tante iniziative in banchina, tra le quali un villaggio della cultura del mare animato da conferenze e spettacoli musicali di livello.